Allora, ieri il Consiglio dei Ministri per contrastare gli effetti economici dell'emergenza coronavirus ha approvato il decreto Cura Italia, investimento immediato di 25 miliardi di euro e flussi di per 350 miliardi. Cerchiamo di capire esattamente quali sono i provvedimenti e ci colleghiamo con Giuseppe Di Taranto, docente dell'Università Luis Guido Carli. Buongiorno, professore. Buongiorno. Ci spiega quali sono le misure economiche principali? Sono tante, cerchiamo di semplificare. Sì, diciamo le più importanti in questo momento, ma sicuramente la sospensione dei mutui per 18 mesi, la sospensione del pagamento dei tributi, i bonus che ci sono sostanzialmente dei voucher per aiutare le famiglie. Però mi lasci dire una cosa che Sì. credo sia importante, cioè credo che ormai bisogna aspettare necessariamente il prossimo decreto, quello di aprile, non soltanto per le cose che stavamo sentendo, prima a livello medico, ma soprattutto perché dovrebbe essere un decreto più importante perché è di carattere più strutturale e non congiunturale. Mi spiego meglio. Il decreto di aprile dovrebbe prevedere finalmente investimenti e investimenti in grande quantità che soltanto quelli riusciranno a far riprendere l'economia. Purtroppo la crisi è una crisi molto dura, molto pesante, le previsioni non sono ovviamente tra le migliori, anche se credo che le previsioni vadano prese con molta flessibilità, perché dipendono di fatto. L'economia dipende di fatto da come poi si evolverà purtroppo la crisi sanitaria. Quindi penso che in questo momento bisogna aspettare più che dare dati. Vedo questo cartello, la sospensione dei termini delle cartelle di pagamento, la sospensione degli accertamenti, tutte cose che abbiamo detto, i voucher per i babysitter, la babysitter, però ripeto. Ritengo che questi siano provvedimenti al momento provvisori, anche se lo stanziamento di 25 miliardi è tanto, speriamo di non dover avere altri stanziamenti molto molto elevati. Professore, per quanto riguarda le imprese che sono duramente colpite, che provvedimenti nell'immediato, perché lei ha fatto bene, l'ha precisato, sono provvedimenti nell'immediato, poi la situazione dovrà per forza cambiare. Per le imprese, i provvedimenti, professore. Ma guarda, innanzitutto la sospensione per quanto riguarda gli oneri sociali, questo è fondamentale, e poi soprattutto l'allargamento della cassa integrazione, voglio dire, fino alle imprese sostanzialmente con un solo dipendente, perché noi dobbiamo salvaguardare l'occupazione. Noi non dobbiamo dimenticare la struttura dell'economia italiana che ci pone, ahimè, in Europa ormai agli ultimi posti come anzi diciamo come occupazione, quindi ai primi posti come disoccupazione e soprattutto come disoccupazione giovanile. Quindi io sono certo che la ripresa ci sarà perché l'Italia è forte, perché è la seconda potenza manifatturiera d'Europa, è la terza potenza economica, la ripresa ci sarà sicuramente. Il periodo più delicato è questo. Dobbiamo essere Grazie. forti e aspettare che passi. Grazie per questo.